Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Oggi siamo qui per parlarvi dei migliori giochi in uscita a dicembre 2020 secondo noi. Come ogni anno, dicembre è un mese abbastanza vuoto, tuttavia i grandi giochi non mancano. Il primo gioco è Twin Mirror, uscito ieri 1 dicembre. È una nuova storia sviluppata da Dontnod, creatori di Life is Strange e Tell Me Why, e pubblicata da Bandai. Twin Mirror al momento è disponibile per PC, Xbox One e PS4. Ed è il primo gioco di Dontnod che, pur essendo simile a Tell Me Why e Life is Strange, non avrà una struttura ad episodi. Twin Mirror è un thriller che ci metterà nei panni di Sam, un giornalista investigativo che grazie ad un suo doppio che risiede nella sua mente dovrà risolvere un'indagine. Il secondo gioco è Immortal Phoenix Rising, gioco d'azione e d'avventura sviluppato e pubblicato da Ubisoft, più precisamente dallo stesso team che ha creato Assassin's Creed Odyssey, e proprio come lui sarà ambientato nell'antica Grecia, con la possibilità di personalizzare il proprio personaggio nell'aspetto, nel sesso e nella voce. Uscirà domani 3 dicembre su tutte le console Xbox, PS4, PS5, Nintendo Switch, Stadia e PC e noi lo proveremo per la prima volta in live al Day One. Noi siamo Phoenix, un guerriero o guerriera divina che dovrà salvare i dei greci combattendo contro il titano Tifone, che cerca vendetta dopo che Zeus lo ha imprigionato. Ultimo gioco, ma non meno importante, è ovviamente Cyberpunk 2077, gioco di ruolo d'avventura sviluppato da CD Projekt Red, gli stessi creatori di The Witcher. Pur non amando lo stile futuristico, non vediamo l'ora di giocarlo, proprio per dar fiducia al team che ha sviluppato uno dei nostri giochi preferiti. Cyberpunk 2077 uscirà il 10 dicembre su PS4, Xbox One, PC e Stadia, mentre l'aggiornamento Next Gen per PS5 e le nuove Xbox arriverà solo nel corso del 2021. Ambientato ovviamente nel 2077, in un mondo che ha raggiunto una singolarità tecnologica, con la popolazione divisa in classi sociali e gli Stati Uniti crollati a causa della bancarotta. Noi potremo scegliere tra diverse fazioni e proprio per questo il gioco avrà finali differenti. Grazie mille a tutti per essere stati con noi, fateci sapere nei commenti quali giochi aspettate di più per questo mese. I nostri, come detto, sono solo questi tre e come sempre vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima!